Buongiorno, buongiorno Campuseros, buongiorno, ben arrivati e grazie per essere intervenuti così numerosi. Un buongiorno anche a chi è collegato in streaming sulla nostra piattaforma e vi voglio raccontare del futuro, della nostra visione del 2020 delle città, di come saranno le città nel 2020. Piccola premessa, benvenuti a Milano, non lo dico a caso perché A2A è la UTT che gestisce la città di Milano. Gestisce vuol dire che la Milano la puliamo, la illuminiamo, la scaldiamo, la gestiamo tutti i giorni nel lavoro di tutti i giorni delle nostre 12.000 persone. A2A è un'azienda con 5 miliardi di fatturato e 1 miliardo e 2 di EBITDA. Per parlare del futuro delle città, ieri il nostro amministratore di avvicinamento delle persone delle città, e le città stanno diventando quella dimensione ottimale di vita dei cittadini del futuro. Qui vedete un po' di dati, 200.000 abitanti in più che ogni giorno vanno nelle città, vedete qualche dato sugli investimenti che ci sono nelle città, sul territorio che, come vedete, nel 2025 le città prenderanno pari alla dimensione dell'Austria. Quindi il futuro può passare e deve passare dalle città. Ora faccio un salto invece nel nostro mondo dell'information technology. Io mi occupo di tecnologie e sono il CIO del gruppo A2A. Questa è una slide che ho rubato a un sociologo. Fa vedere che la storia dell'umanità negli ultimi 3.000 anni, nell'ordinata, vedete proprio il livello di sviluppo, il livello di creatività, la scienza, le innovazioni che vengono create dall'uomo, sono state molto piatte, tranne questa crescita esponenziale negli ultimi anni, creata con tre invenzioni fondamentali. La macchina a vapore, che ha creato l'industria, l'elettricità, che come gruppo A2A distribuiamo tutta la città di Milano,
di eccellenza mondiale per quello che riguarda un City Operational Center, la cattura di informazioni di diverse tipologie dalla città, dalla mobilità, alla sicurezza, all'ambiente, al territorio, all'inquinamento, che vengono messe in una specie di control room che non è solo di sicurezza, ma anche di tutta la città, multidisciplinare, che integra queste informazioni. Londra, caso particolare importante della mobilità e dello smart parking. Milano ha fatto un'alleanza, dopo lo vedremo un po' il progetto, con Londra-Lisbona per quello che riguarda proprio le sharing cities e le città del futuro. A Londra hanno fatto smart parking, hanno messo sensori sotto l'asfalto e lì noi vediamo, si può controllare con un'app se il parcheggio è libero o non è libero, e stanno pensando di riottimizzare la mobilità cambiando la temporizzazione dei semafori in funzione del traffico. Montreal, città canadese, nevica molto, hanno messo dei sensori per monitorare il livello della neve, per tracciare i mezzi che devono pulire le strade dalla neve. Seoul è un caso importante nel mondo per il recharging, per le prime sperimentazioni di mobilità elettrica, e anche molto interessante sulla sicurezza, dove non mi concentro dopo però, perché vedremo Singapore, che è un caso ancora più rilevante. In Copenaghen hanno pensato alla fognatura, allo scarico delle acque nere, hanno pensato anche a molti sensori in città, hanno pensato anche alla mobilità bicicletta ed elettrica, famosissima la creazione della Copenhagen Wheel, che è appunto una ruota che permette di trasformare la vostra bicicletta in bicicletta elettrica. San Francisco, cosa dire, è ovviamente la capitale dell'innovazione, qui hanno creato le prime sperimentazioni sulle automobili. Questa la conoscete tutti, è già passato, perché questa è la macchina, l'automobile che si guida da sola del 2010. L'algoritmo era molto semplice, vedete che era solo un sensore che girava a 360 e la potenza che aveva questo algoritmo era ovviamente più basso rispetto a quello che può avere oggi. Questo è quello che hanno fatto recentemente. Gli oggetti che vediamo nella città vengono clusterizzati e vengono insegnati alle macchine non in modo deterministico, ma come vedete in modo da self-learning. E così è come funziona la nuova self-driving machine che vedremo nel futuro. Ogni oggetto intorno alla macchina, c'è un algoritmo predittivo che cerca di capire che cosa fa questo oggetto nei prossimi 40-50 secondi. E tutti questi oggetti, con quello che faranno nei 40-50 secondi, vengono passati in input all'algoritmo che, come vedete, si muove e permette di gestire il self-driving dell'automobile. Questo è un algoritmo molto, molto, molto più stabile, molto, molto più sicuro, appunto perché fa questo lavoro. Questo è un interessante studio dell'MIT, di Carlo Ratti, che vedremo intervenire questa sera, che parla dell'ottimizzazione dei semafori, che se avremo solo self-driving nelle città non ci sarà bisogno ovviamente di semafori, perché vedete che gli algoritmi gestiscono i conflitti in modo automatico. Ovviamente, piccola postilla, per fare questo ci devono essere solo self-driving. Qui in India hanno già risolto il problema senza le self-driving, dicendo che si può fare anche gestendo i conflitti tra le persone. Abbiamo paura delle auto che si guidano da sole? No, perché questi sono gli aerei con l'autopilota che in questo momento sono sopra la nostra testa, e quindi siamo tutti convinti che prima o poi l'automotive andrà nella dimensione della mobilità elettrica e del self-driving, e questo è molto importante per una utility come la nostra, che vende elettricità, che gestisce elettricità. Dubai la conoscete tutti. Quest'estate ci sarà il lancio del Flying Taxi, che vedete lì, questa specie di elicottero che sostanzialmente permetterà di portare le persone nella città, molto interessante come caso di Smart City e di città digitale evoluta. A Santiago del Cile hanno pensato di introdurre sensori nella città e soprattutto nelle zone vicine alla città per monitorare gli earthquake, quindi i terremoti. In dimensione molto importante, perché con i sensori si può veramente costruire un big data di 10-15 anni per riuscire poi a monitorare anche questo fenomeno invece molto 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 preoccupante e anche abbastanza incontrollato. In Yuchuan abbiamo preso l'idea degli smart bin, che dopo vedremo, cioè dei cestini dell'immondizia, che essendo l'oggetto più stupido della città l'abbiamo reso intelligente mettendo dei sensori che ci dicono quanto sono pieni. Mentre su Sandpoint ve l'ho portata come caso, perché vi faccio vedere un video di quello che vogliono fare negli asfalti di tutte le strade di questa città. Ecco, questo è sostanzialmente un asfalto intelligente che viene messo, che hanno messo in modo sperimentale in una parte della città e che, vediamo subito, vi salto un attimino la parte più interessante, che è questa qua. Sostanzialmente un asfalto che scalda la strada, che nel momento in cui nevica riesce a sciogliere la neve in modo automatico,
Inoltre è una segnaletica orizzontale molto, molto, molto intelligente e anche molto carina. Quindi, come vedete, le luci nelle strade sono dinamiche, possono cambiare in modo dinamico rispetto a quelle che sono le programmazioni. Un parcheggio può diventare per disabili quando in realtà prima era un parcheggio normale per auto normali. Qui lo vediamo adottato alle piste degli aeroporti e qui lo vediamo adottato ad un parco con questa segnaletica orizzontale dinamica che da un campo di basket fa trasformare il parco in un parco giochi per bambini o in altre possibilità, in altri possibili utilizzi. Amsterdam, la sapete, che è la capitale delle biciclette, ma molto interessante è anche la self-boat, driving boat che vedete nei canali della città. Quindi hanno preso proprio delle imbarcazioni che sono già in self-driving, che si muovono nella città e riescono a spostare i turisti da una parte all'altra della città. Su Singapore c'è un video molto interessante, una premessa importante. Come vedete, replicabilità a Milano non ho messo stelle, perché questo è veramente un caso che direi che è abbastanza incompatibile con la nostra cultura di cittadini che siamo molto verso la libertà. Cosa hanno fatto a Singapore? Singapore è la seconda città al mondo dal punto di vista della sicurezza dopo Tel Aviv, per ovvie ragioni che potete immaginare. Hanno rinunciato alla privacy, hanno rinunciato a mantenere la privacy sui propri dati pur di avere la massima sicurezza. Ve lo dico come caso, direi abbastanza lontano dalla nostra cultura, però è importante studiarlo, è importante capirlo. Un piccolo video di 3 minuti per capire cosa hanno fatto a Singapore, ripeto, con questo disclaimer importante, che hanno rinunciato completamente alla privacy pur di avere sicurezza. Vediamo 3 minuti di video. Da Nilo erano comportamenti e movimenti, a partire da quelli di auto, metro, bus e di chi ci sta viaggiando sopra. Sono milioni, credo. Sì, ti dà fastidio a volte perché sei sicuro che la tua privacy più o meno è violata, però da un certo punto di vista ti fa piacere sapere che tua figlia, i tuoi figli crescono in un ambiente così, perché ti senti sicuro, e ti senti tutelato, ti senti protetto. Credo che se fai qualcosa di sbagliato qui sei tagliato fuori per il resto della tua vita. Se tradisci tua moglie o tuo marito, o se vai con una prostituta, sai che una traccia resterà da qualche parte. In albergo uno smartphone gratuito implora del comodino di essere preso. Ci guiderà lui in giro per la città, mostrandoci ristoranti, negozi e luoghi a suo piacimento. Saliamo in macchina e il navigatore, che dialoga con i sensori esterni e con il database del traffico cittadino, deciderà per noi quale strada è meglio percorrere. Se il computer preferisce che non si passi in una via al momento troppo trafficata, i numerosi ZTL, enormi archi d'acciaio, mostreranno improvvisamente una cifra improponibile, tipo $30 per passarci sotto in quel momento, cifra che verrà subito detratta dal conto via smart card. Tutto e tutti hanno una copia digitale della loro esistenza. Siamo tutti registrati e schedati con questa smart card, come la chiamano qui. E la smart card con impronta, codice a barre e chip è racchiusa l'identità digitale. Chi deve fare affari con te o vuole sposarti chiede allo Stato l'accesso a parte dei dati con il tuo consenso. Tutta la nostra vita praticamente, tutte le informazioni personali, bancarie, quante proprietà abbiamo, le macchine, quello che fai, le tasse, praticamente chiunque ha un codice d'accesso può vedere la tua vita praticamente. In base alla reputazione contenuta nel chip, Stato e società stabiliscono il valore morale e professionale dell'individuo. In una società come quella di Singapore e anche Hong Kong, l'unica moneta che conta è la tua reputazione. Oggi Singapore ci dà un esempio di quello che potrebbe essere il futuro, una risposta a qual è il progetto umano basata soprattutto sul successo socio-finanziario, educativo, di welfare, che però ha come sacrificio quello delle libertà individuali, della forse anche anarchia che è in tutti noi e della volontà di essere diversi. Lo Stato anticipa comportamenti reati attraverso i software. Siamo nel secondo paese più sicuro del mondo, ma non si vede un poliziotto in strada. Qui anche le razze sono profilate. In aeroporto un software riconosce volti.
Il sistema riconosce la mia etnia e in base alla casistica alcune razze vengono fermate più spesso di altre. Decide tutto l'algoritmo. Crystal Abedin, antropologa, è considerata una delle migliori menti under 30 al mondo nello studio dei comportamenti dei nativi digitali. Nessuno è disturbato dal controllo. La nostra è una società pragmatica. Privacy, diritti umani, libertà di informazione, sorveglianza di massa. Di tutto questo, ancora una volta, non c'è coscienza. Nessuno si pone domande se vive in una società confortevole, ricca e a casa e cibo assicurati. Se qualcuno getta una carta a terra, le telecamere lo riconoscono e la polizia, visto che il PIL pro capite è tra i più alti al mondo, invece dei soldi gli infliggerà come pena il discredito sociale. Dovrà indossare per una settimana una maglia fosforescente con su scritto Litterer, colui che sporca. Vivere e lavorare con questa maglia. Se lo rifà, dovrà anche pulire il parco. Mentre giriamo queste interviste, veniamo a sapere che un uomo è stato arrestato prima di commettere uno stupro, dopo che erano stati registrati e filmati comportamenti anomali, e i terroristi che preparavano un attentato da un'isola di fronte alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 a Singapore sono stati arrestati. Prima albori di Minority Report, ve lo ricordate, no? Quindi questo non è futuro, questo è presente ed è un'estremizzazione del concetto della sicurezza che impone la rinuncia dei propri dati personali e della privacy. Discutibile, ve lo do come spunto. In Hong Kong sta seguendo Singapore con piccola distanza dal punto di vista temporale, ma stessa filosofia. A Chicago abbiamo visto il sindaco l'altro ieri che è venuto qua a Milano per il gemellaggio tra Milano e Chicago. Hanno messo ovviamente molti sensori per il flooding, sapete che Chicago è sul lago Michigan, e per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria. Ora, perché vi ho fatto vedere questi schemi? Questo è quello che stanno facendo le grandi metropoli, che saranno la sede di vita del 60% delle persone nel 2025, e dall'altra parte vedete i trend dell'ICT e delle 8 tecnologie. Ne prendiamo una che è alla base della nostra vision sulle città e di quello che vi voglio raccontare oggi. È l'IoT, la conoscete tutti, Internet of Things, che ci saranno 35 miliardi di oggetti alla rete nel 2020, 1 miliardo di questi sarà in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che non saranno solo i nostri cellulari, ma connessi alla rete vi saranno i semafori, i parcheggi, i dossi stradali, i ponti e tutta questa serie di oggetti che sono nella città. Questo è il risultato di uno studio che abbiamo fatto nel nostro lab di ricerca, che ha dimostrato che l'IoT, che è la convergenza tra l'informatica e l'elettronica, è riuscita a scoprire sensori che possono ascoltare le grandezze fisiche per almeno 15 grandezze fisiche che qua vedete. Esistono sensori che misurano l'accelerazione, la prossimità, il movimento, la temperatura, l'odore, i flussi, il rumore, la potenza, la luce. Ecco, vedete, mentre c'è un drone che sta arrivando sopra la mia testa, ora vedete che sostanzialmente non esiste grandezza fisica nella città che non può essere monitorata da un sensore. Qual è il driver che porterà l'accelerazione esponenziale dell'IoT nelle città? Sono questi tre driver. Perché non è mai successo allo Smart City 10 anni fa? Perché i sensori costavano troppo, erano troppo grandi e consumavano troppa energia elettrica. Oggi i sensori consumano sempre di meno energia elettrica. I nostri sensori che metteremo nelle città possono durare dai 2 ai 5 anni a seconda dei bit che vanno a scambiare. Ovviamente parliamo di IoT in banda stretta. Questo è quello che noi andremo a fare nelle città. Costano poco, quello lo riconoscete, quello è il 3D LiDAR, il principale responsabile in positivo delle auto che si guidano da sole, perché è un sensore che riesce a identificare oggetti in prossimità in microsecondi, che come vedete oggi costa $80, anzi nel 2014 costava $80 contro $20,000 dal 2009. Molto importanti anche sono sempre più piccoli e quindi il sensore si può mettere sotto il dosso di un parcheggio, sotto un ponte, nella città, in un semaforo, senza che vi sia importante spazio che viene occupato. Ora questo lo conoscete tutti, questa è già una nostra realizzazione. AMSA è l'azienda che vedete in giro che pulisce la città di Milano, le nostre camionette le vedete in giro tutti i giorni. Abbiamo preso l'oggetto più stupido, che è questo, ce ne sono 20.000 nella città di Milano, l'abbiamo aperto e abbiamo messo all'interno di questo oggetto un sensore volumetrico. Perché volumetrico? Perché devo misurare il volume. Non basta mettere l'infrarossi dove basta un pezzo di carta che mi dice è pieno quando non è pieno. Abbiamo messo questi tre sensori volumetrici che ci danno 3 bit
0, 33%, 66%, 100%, quindi pochissime informazioni, e ce le danno su ognuno di questi cassonetti. Queste informazioni vengono prese costantemente, vanno nella nostra centrale operativa, e queste informazioni ci possono servire per sostanzialmente ottimizzare il processo di raccolta e di svuotamento. Qui vedete il processo di oggi, i nostri automezzi vanno in tutti i cestini della città, quelli vuoti e quelli pieni, mentre ovviamente avendo a disposizione questa informazione possiamo programmare la nostra logistica solo per quelli pieni e meno per quelli vuoti. Inoltre è anche molto importante sapere con queste informazioni quando servono più cestini, quando è necessario svuotarli di più perché ci sono giorni di mercato o giorni a più alto utilizzo del waste. Vi ho fatto vedere questo, vi faccio vedere anche una piccola demo, visto che oggi riusciamo a farlo. Questo è il nostro lab. Il nostro lab che cos'è? Un pezzo della città di Brescia dove da circa un anno abbiamo messo questi 50 sensori che stanno misurando il big data di questa città. Qui vedete in particolare, ad esempio, un misuratore di CO2. Vedete queste informazioni? Sono informazioni della città, informazioni che possono essere utilizzate per creare sopra la città, che vive fisicamente in modo analogico la sua vita, uno strato digitale di informazioni. Prevediamo di avere nel 2020 nelle nostre città circa 200.000 informazioni al minuto che possono essere utilizzate come una grande domotica della città, così come facciamo la domotica delle nostre case. Io a casa mia ne ho 40 di sensori, perché ottimizzo la casa con il mio pannello fotovoltaico, potremmo anche far diventare le nostre città un qualcosa di più alta qualità di vita grazie a queste informazioni. Torno nella presentazione, vi faccio vedere qualche case che sostanzialmente abbiamo già creato. Un paio sono anche nel nostro stand, lì li potete vedere e toccare. Siamo partiti dai contatori del gas. Per vostra informazione, 350.000 contatori del gas che abbiamo già cambiato sono teleletti. Non c'è più bisogno che il letturista venga a casa vostra a disturbarvi una volta all'anno per rilevare la lettura del gas, così come quelli elettrici lo sono già da tempo. Questo è l'ultimo hackathon che abbiamo fatto, dove questi ragazzi hanno vinto l'Air Quadro, si chiamava il progetto, hanno pensato di mettere in città delle paline per rilevamento dell'inquinamento del PM10. E rilevando l'inquinamento del PM10 hanno sviluppato un'app dove per ogni piccolo quartiere si vedeva il livello di inquinamento per poter fare la mattina, far fare alla mattina ai bambini che andavano a scuola col pedibus un percorso a meno inquinamento. Vedete, una piccola idea, è stato sufficiente mettere 10 sensori a bassissimo costo nella città e siamo riusciti a fare questo piccolo progetto di IoT e di città intelligente e di città rivolta al cittadino. Questo è il tombino smart, un altro oggetto stupido, il tombino, lo smart manhole. Questo è un oggetto che sostanzialmente misura il livello di acqua nel tombino, ci avverte quando il tombino è troppo pieno, e anche un antifurto nel caso in cui venisse sollevato il tombino, perché ci sono nel tombino importanti sostanze di rame che a volte vengono anche rubate. Quindi, come vedete, anche il tombino che nella città diventa intelligente. Lo smart parking di cui parlavo prima, dotare ogni stallo di un sensore che mi dice se il parcheggio è vuoto, il parcheggio è occupato, in modo che io possa prima col mio navigatore sapere dove troverò parcheggi vuoti o occupati e potenzialmente anche riservarne il posto. Questo è l'ultimo oggetto che abbiamo lanciato. Tutti voi, chi conosce Amazon Dash? Lo conoscete tutti. Questo è l'equivalente di Amazon Dash applicato sostanzialmente alla città. Questo è un bottone che pensiamo, non sappiamo ancora, noi l'abbiamo creato e poi chiedo a voi ragazzi di pensare a cosa può servire. Una sola idea ci è venuta in mente: gli smile che vedete agli aeroporti per dare il gradimento potrebbe essere messo nel parco, e un cittadino va nel parco e ci dà con lo smile se quel parco è pulito o non è pulito, e quindi può dare un gradimento. Qual è la particolarità di questo bottone? Che è un bottone che si può mettere, non alimentato dall'elettricità, messo nella città, e può rilevare un'informazione. È un vero IoT. Questo è un lancio che facciamo, anche questo visitabile nel nostro hackathon in particolare. Abbiamo preso Arduino, abbiamo montato all'interno di Arduino un sensore che misura 5 grandezze. Questo è un endpoint. Sapete che all'IoT c'è il gateway e ci sono gli endpoint. Noi abbiamo creato con Arduino sia il gateway che l'endpoint. Immagino che sia importante per voi, anche per i ragazzi che stanno facendo il nostro CPH, l'utilizzo di questo Arduino per poi riuscire a costruire sui sensori che vengono letti una logica algoritmica di come può essere utilizzata l'informazione. Due technicality, so che siete esperti, quindi bisogna assolutamente dare qualche messaggio da questo punto di vista. Cosa abbiamo scelto? È una rete narrowband, in banda stretta, LoRa, long range, molto famosa, molto aperta a livello anche europeo,
è una, siamo, facciamo parte da circa un anno e mezzo dell'Alliance ed è secondo noi sul brevissimo termine la tecnologia che può portare, che già porta in questo momento, l'IoT e la possibilità di leggere sensori all'interno delle città. LoRa è una rete, come vedete, a narrowband, quindi non scambia byte, non si può utilizzare per vedere film su YouTube, scambia dei bit, è long range e quindi arriva a larghe coperture, riesce ad entrare nei building, si può utilizzare anche per i contatori, ecco perché è fondamentale questo, e ha tutte le caratteristiche tipiche per essere efficiente dal punto di vista dell'IoT. Low cost, ma soprattutto è una low power network, quindi è una rete che consuma pochissimo la batteria dell'endpoint e che non lo disturba troppo, al punto che l'endpoint o il sensore può rimanere nella città per 3-4 anni senza carica elettrica. Questo è quello che si può fare, oltre ai 20 casi che vi ho riportato, in una città. Pensate, mettere un sensore in una città per misurare una grandezza fisica, non preoccupatevi della rete, non preoccupatevi della piattaforma di recovery del data, perché questo abbiamo investito noi, e dopo vedremo in quale città, ma a questo punto voi dovete pensare solo al sensore e all'app, al sensore e al servizio. Qual è il servizio IoT enabled per far diventare il cittadino un cittadino digitale, per aumentare la qualità della vita del cittadino all'interno delle nostre città? Questo è il progetto di cui vi parlavo prima. Quello che vedete lì sotto, lo riconoscete? È Porta Romana, è una parte della città di Milano. Lo riconoscete allo scalo ferroviario vicino, di cui il sindaco ieri parlava di rivisitazione, è un progetto molto strategico e importante. Così è questo è quello che faremo, i sensori che metteremo in Porta Romana, in questo quartiere, con questa iniziativa di Sharing Cities. Quindi vedete che c'è un po' di parking, c'è videosorveglianza, ci sono monitoraggi di inquinamento, di flussi e tutto quello che vedete lì. Un ultimo spunto, noi siamo stati presenti a Seed and Chips, l'evento qua a Milano dove c'è stato presente il presidente Obama, abbiamo lanciato la nostra nuova offerta. Smart City non è solo città, ma Smart City è anche fuori dalle città, e collegato lì c'è la premiazione che abbiamo fatto per l'Aero Farms, questa azienda americana che, come sapete, fa gli orti verticali all'interno delle città, quindi che fa crescere agricoltura nelle città, che è un fenomeno affascinante, perché l'agricoltura che diventa digitale, che entra nelle città. Ecco, abbiamo lanciato questa offerta, abbiamo lanciato questa nuova idea, lo Smart Agri-Food. L'IoT nelle città fa le Smart City, ma fuori dalle città cosa può fare? Fa diventare l'agricoltura smart. Può permettere di ridurre i costi mettendo dei sensori all'interno dell'agricoltura, dei campi di dove vengono coltivati frutta e i vari beni, portare questi saving, 20% di sostanze fertilizzanti, riduzione dell'acqua e riduzione dei fitosanitari. Perché? Perché con l'IoT ho delle informazioni e grazie a queste informazioni posso utilizzare l'intervento chimico solo quando è realmente necessario. Oppure posso monitorare cosa faccio all'interno del mio Smart Agriculture per avere la certificazione bio. Sapete quanto è importante? Biofood vuol dire che tu mi devi certificare quanti interventi chimici hai fatto, quanta acqua hai utilizzato, com'è stata la coltura. Questi sono dei fatti concreti, non è che abbiamo solo lanciato l'idea. Qui il mio presidente mi ha detto che è preoccupato, perché lui, Franciacorta, era un discreto vinello e è preoccupato dei sensori che ci vado a mettere, che lo vado a rovinare. Non è così. Prosecco Valdobbiana e Franciacorta, Consorzio Agro di Cremona, è un polo che abbiamo creato a Cremona appositamente come centro di ricerca in collaborazione con il Politecnico di Milano, è il nostro polo che sta sviluppando, ideando, cercando di capire quali sono i sensori, quali sono le tecnologie che applicate all'agricoltura possono far diventare smart anche l'agricoltura. Bene, questi sono i numeri di oggi. Ora vi ho fatto vedere un po' la vision dell'informatica, la vision delle città, cosa stanno facendo gli altri, cosa vogliamo fare. Ora andiamo nel concreto a cosa fa il gruppo A2A. A2A è un gruppo che fa servizi tradizionali. Una volta soddisfatti i quali, può lanciare la città verso i servizi innovativi. A2A è un'azienda che 10 anni fa creò Metroweb, che è riuscita a cablare Milano, a rendere la città più cablata d'Italia, una delle più cablate d'Europa. Ora vogliamo fare il passo avanti, vogliamo dire come facciamo per far diventare le nostre città ancora più digitali e pronte per il futuro, almeno dal punto di vista di abilitatori. Qui vedete dei dati di oggi, oltre al wifi che abbiamo in città, oltre allo smart lighting, quindi l'illuminazione pubblica, oltre alla gestione semaforica, abbiamo tanti contatori, abbiamo creato reti in fibra ottica, abbiamo 2000 videocamere, abbiamo creato 30 di quei cestini di AMSA di cui parlavamo prima. Questa è la situazione di oggi, cosa vogliamo fare domani? Domani vogliamo fare questo, che in realtà l'abbiamo completato, quindi oggi io vi do questa informazione. Chi la riconosce questa città? Questa è la città di Pavia, questa è la copertura della nostra rete radiofrequenza IoT, LoRa, della città di Pavia.
oggi in questo momento. Dopo Pavia abbiamo fatto Cremona. In questa vedete la città di Cremona, ci sarà un'importante conferenza stampa lunedì. Anche questa è una copertura radiofrequenza IoT della città di Cremona, pronta per essere usata, pronta per essere utilizzata da chiunque voglia fare servizi Smart City. Questa è Bergamo, la città di Bergamo, sia alta che bassa, è coperta da rete radiofrequenza. Questa è la città di Brescia, dove vedete sia la città che anche un pezzo della Valsabbia, diciamo, stiamo facendo delle sperimentazioni di Smart Land e di Smart Lakes e di Smart Mountains, mettendo sempre queste reti radiofrequenza. E questa è la nostra Milano. Queste cinque città sono le prime cinque che sono già state equipaggiate al nostro investimento di questa rete radiofrequenza. Cosa c'è da fare oggi? Usare questa rete radiofrequenza. Perché facciamo questo investimento? Facciamo questo investimento per fare in modo che chiunque, giovani come voi, un hackathon, un player, un over the top, una grande azienda informatica che vuole lanciare un servizio verticale di Smart City, non si debba preoccupare di creare l'infrastruttura, non si debba preoccupare di prendere i dati, si deve preoccupare solo dell'idea, del sensore e dell'applicazione da lanciare. La nostra infrastruttura è un'infrastruttura pubblica, perché A2A, come sapete, è un'azienda controllata dai comuni, e quindi è un'infrastruttura che noi rendiamo disponibile in modo paritetico a tutti, purché la si utilizzi, così come abbiamo dato la fibra ottica tanti anni fa, così come tanti anni fa abbiamo messo le reti del gas, abbiamo messo le reti dell'energia elettrica, a Brescia abbiamo messo la rete del teleriscaldamento, che permette di riscaldare tutta la città senza utilizzare le caldaie private. Quindi abbiamo detto Pavia, Cremona, Bergamo, Milano e Brescia. Abbiamo contatti con altre cinque città fuori dalla Lombardia, perché ha, come sapete, anche degli impianti importanti a livello nazionale, oltre che una presenza internazionale, e stiamo lavorando anche in città quindi dove non siamo presenti con gli altri servizi, che è una sfida importantissima, perché è chiaro che se in una città tu già hai quei servizi di cui vi dicevo prima, è più facile costruire queste reti in radiofrequenza. In altri casi è più difficile, ma siamo convinti, perlomeno ci vogliamo misurare anche su questo. Allora, quali sono le conclusioni un po' che volevo dare a voi oggi? Allora, innanzitutto cominciamo da in alto a destra. Siamo tutti convinti che noi con le tecnologie emergenti cambieremo il mondo in modo esponenziale, e siamo tutti convinti che due l'abbiamo viste, mobile e internet, le altre sei noi sappiamo che arriveranno, e una di queste è l'Internet of Things. L'Internet of Things messa insieme in un modello di business come quello di una multi-utility vuol dire Smart City, vuol dire quello che vi ho fatto vedere. Fare Internet of Things in città vuol dire avere informazioni, creare un big data delle città. Vado a sinistra, la multi-utility, come A2A, ma come tante altre in Italia, secondo noi non solo ha un'opportunità, ma forse anche un dovere di far crescere la città. Una volta soddisfatti i servizi di base, l'ambiente, il gas, l'energia elettrica, che si possono migliorare, ma comunque diciamo che noi riteniamo che Milano sia una città che abbia almeno soddisfatto i servizi di base, ecco, ci possiamo lanciare su queste tecnologie innovative per pensare al futuro. Molto importante, le Smart City in basso a sinistra non sono solo per noi fonte di redditività, ma anche di corporate social responsibility. Importante per A2A, un elemento importante del proprio piano industriale, anche dell'incentivazione di tutti i manager, è dare del valore agli stakeholder sul territorio. Facciamo crescere la città, la facciamo diventare digitale ed evoluta verso il futuro. Nel concreto, che cosa facciamo noi? Abbiamo costruito una società, un'azienda, lo vedete là in alto a destra. A2A Smart City è una piccola bambina che ha solo un anno, è una NewCo che abbiamo creato un anno fa, e quello che vi ho presentato oggi è la strada che questa piccola aziendina ha fatto in un anno di propria vita. È più piccola perché deve essere più veloce, deve essere più flessibile, più dinamica del grande gruppo A2A da 5 miliardi di fatturato, ma è comunque molto integrata alla realtà del gruppo A2A. Ebbene, noi diamo due acceleratori fondamentali. La prima è la nostra competenza di ricerca del lab con quei sensori che abbiamo creato. La seconda, noi copriamo, mettiamo infrastrutture nelle città in radiofrequenza, appunto per fare in modo che ci sia questo abilitatore fondamentale per la creazione delle città del futuro. Grazie mille. Ora, mi dice la regia che c'è tempo anche per un po' di domande, quindi sono a vostra disposizione per qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento. Chiamate il collega.
Dunque, lei prima ha parlato di una serie di sensori da mettere nella città per raccogliere dati tipo temperatura, umidità, inquinamento e cose, e di questo tipo se ne può raccogliere tanti, in modo da avere, ha parlato di grandi quantità di dati da poter analizzare per poi fare una domotica cittadina. Domotica di che tipo? Cioè, ad esempio, che servizi si può offrire in base a dati di questo genere? Ora, voi sapete benissimo che quando si parla di big data, tutti dicono, ma per farne che cosa? Ora, siamo noi, sapete anche cos'è che è strategico, no? Cos'è che è strategico? Il volume di dati o gli algoritmi che ne estraggono valore? La seconda. Allora, noi in questo momento come multiutenti e anche come appassionati di tecnologia ci poniamo il problema di ricavare questi dati, di dare le informazioni. Quello che ti posso dire è che il valore, abbiamo scoperto che il valore non è tanto nel dato fine a se stesso, il dato di inquinamento piuttosto che il dato di sicurezza, ma nell'aggregazione orizzontale di questi dati. Se noi riusciamo a creare all'interno della città, anche noi come cittadini che ci poniamo come cosa piacerebbe a te? Tu fossi un cittadino, quali sono quei 4-5 servizi che astraendo, portando informazioni dalla città tu potresti avere, ti piacerebbe avere, come andresti a creare, ad aggregare insieme dei dati di mobilità, dei dati di sicurezza, dei dati di territorio, dei dati di inquinamento, di ambiente, per riuscire a correlare queste informazioni e quindi costruire un servizio per il cittadino? La risposta noi l'abbiamo in quei 20 servizi che ti ho fatto vedere, cioè noi facciamo parcheggi intelligenti per la mobilità, monitoraggio, l'esondazione dei fiumi per quello che riguarda i livelli, il traffico, l'ambiente. Sono prime 20 idee che ci sono arrivate, ma io sono convinto che l'IoT e la sua potenza con tutti i sensori messi nelle città, ma soprattutto le infinite combinazioni che ci possono essere tra i vari compartimenti, potranno creare infiniti use case. Ci aspettiamo anche molto dagli stakeholder sul territorio, mettendo a disposizione questa infrastruttura pubblica a tutti, che creino use case per noi. Qui, guarda. Salve, volevo sapere, questa rete con questa radiofrequenza ha un certo impatto sulla salute o no? Molto basso, lavora in 868 ed è equivalente a sostanzialmente uno wifi. Chiedo a Fabio Favia, che è lì davanti a te, ti può dare delle informazioni perché è esperto di queste reti radiofrequenza. Io vorrei invece sapere se questi dati verranno poi messi a disposizione dei cittadini per farci analisi proprie. Ora, noi, la nostra vision prevede che noi dobbiamo catturare i dati. Molte di queste informazioni non saranno neanche nostre di A2A. Abbiamo sviluppato una tecnologia, adesso Technicality, LMQTT, per cui noi siamo dei postini ciechi. Noi questi dati li prendiamo, li diamo a disposizione di chi utilizza la nostra rete di IoT, la quale può decodificare lei l'informazione ed avere queste informazioni. A chi verranno dati? Voi sapete che esiste il grandissimo fenomeno dell'open data, no? Quindi dipenderà molto dal fruitore del servizio. Il fruitore del servizio ci dirà, prendi quel sensore e dammi i dati. Dipende molto da lui quello che farà di questi dati, se li metterà a disposizione in modo open ai cittadini, ai comuni e a chiunque voglia farlo. Sapete che lì, sulla sinistra, conoscete tutti E015, che è uno standard importante e interoperabile della regione Lombardia. Stiamo anche lavorando per fare in modo che una parte di questi dati possano confluire all'interno di questo infocosmo, all'interno del quale chiunque, ovviamente se un dato viene dichiarato pubblico ed open, potrà con un servizio API andare a prendere l'informazione e inserirla in un'app. Quindi non abbiamo oggi una vision, dipende molto dal proprietario del dato. Il proprietario del dato è quello che utilizza la nostra infrastruttura e sarà lui a decidere cosa vuol fare. Informazione, qual è la metodologia? Com'è che si potrà effettuare l'accesso a questa rete? Cioè, come posso accedere all'ora? Come posso sviluppare per poter integrare quello che è il mio ipotetico servizio all'interno di l'ora? Allora, l'ora è già presente dal punto di vista di infrastruttura. Abbiamo fatto recentemente un'acquisizione, 3 mesi fa, di una piccola startup che si chiama Patavina Technologies dell'Università di Padova, che ha sviluppato con noi in questo anno il network server. Quindi oltre sostanzialmente all'hardware abbiamo questo network server che permette di dare l'accesso a chiunque voglia utilizzare la nostra infrastruttura
alla nostra infrastruttura, al dato in MQTT, come abbiamo detto prima. E se volete, lì nel nostro CPAC ci sono dei ragazzi che stanno lavorando proprio per, ci sarà anche la premiazione questa sera, e esistono, ci sono due nostri tecnici del lab che vi possono spiegare nel dettaglio proprio come, da punto di vista tecnico, si possono prendere da questo network server le informazioni all'interno della rete LoRa. Sì, salve. Io avrei due domande. La prima riguarda il consumo di energia elettrica, visto che i sensori consumano poco, però sono tantissimi e ci vogliono anche dei data center per elaborare tutti i dati, per immagazzinarli. Quanto consumano? Quanto consumo si aggiunge alla città facendo questa cosa qui? La seconda era se avete pensato magari in un futuro di poter cablare la città con una rete elettrica in corrente continua invece che in alternata, visto che tutti gli oggetti che usiamo ora sono in corrente continua e quindi conviene anche come... Sulla prima domanda sicuramente una risposta, sulla seconda dovrei girare ai miei colleghi della divisione elettrica, ma non penso che ci siano dei piani ad oggi, no? Quindi è un piano, sapete che le reti elettriche italiane sono, le stiamo investendo molto, abbiamo incrementato molto gli investimenti, ma sapete che avranno anche con la mobilità elettrica un'importante discontinuità, perché la mobilità elettrica aumenterà in modo molto rilevante il prelievo sulle reti. Non ho sentito parlare dai colleghi di questa, quindi sono partito dalla seconda, di questi investimenti, ma farò questa domanda, ma mi sembra abbastanza improbabile. Sul primo punto invece i sensori consumano pochissimo, queste reti vengono chiamate low power LAN apposta per questo, quindi il sensore nasce con una batteria, il sensore dello smart parking nasce con la batteria, lo si mette sotto l'asfalto e ci sta lì bel 3-4 anni senza nessun problema, quindi consumano molto poco. Consumano molto pochissimo anche i gateway, che sono quelli che leggono sostanzialmente il sensore, che noi mettiamo generalmente sui pali della luce o sugli edifici, e quindi anche questo è un consumo molto basso, perché sapete che oggi la tecnologia ha fatto dei passi avanti molto rilevanti. I dati sono tutti in cloud, quindi sostanzialmente poi dipende dall'utilizzatore della nostra infrastruttura, una volta che i dati noi glieli rendiamo disponibili dove li andrà a mettere. Però sicuramente quello che possiamo notare è che, così come l'information technology cresce esponenzialmente, voi sapete che l'elettronica sta facendo dei passi avanti molto importanti anche nel consumo elettrico. E proprio queste sono le low power LAN, proprio per questo. La differenza di queste reti rispetto ad altre reti IoT è proprio il bassissimo consumo elettrico, che permette di lasciare i sensori in città sostanzialmente abbandonato per tanti anni. Ok, io vi ringrazio tantissimo, spero di avervi dato la vision, ma anche dei fatti molto concreti nelle nostre 5 città, spero di vedervi protagonisti nel lanciare idee, chiamateci, contattateci per fare nuove app, nel nostro hackathon o magari anche nel prossimo Campus Party. Grazie a tutti.